Ciao raga, sono Remistesse Clipcore, scusate per la postazione ma sono in cucina, non posso registrare dove registro i soldi. Siamo qui per parlare della mia prima recensione del canale che sarebbe Roma Atletico Athletic Bilbao, finita per 2-2 allo stadio Renato Curi di Perugia. Come ho già detto stamattina nel video che vi lascio sopra nelle schede, sono preoccupato per l'operato e per la Roma in questa situazione perché abbiamo una rosa molto incompleta nel reparto, quindi dietro serve urgente un difensore centrale perché non si può andare con Mancini, con Jesus e Fazio, perché ragazzi, si è visto, abbiamo preso due gol, vabbè, a parte per cazzate dei centrocampisti, ma non possiamo andare avanti con questa difesa. Innanzitutto Diawara, buona partita secondo me, anche se poi ha fatto la cappellata, ha dormito un po' sul gol, ma Diawara, porca puttana, non fare queste cazzate. Stessa cosa per Pellegrini, ha giocato molto bene, poi ha battuto il calcio di rigore del 2-2 su un rigore Rubarello dalla Roma, che il rigore non ci stava proprio, cioè Zaniolo se la butta sull'abbraccio e calcio di rigore. Scusate se la faccio la maglietta della Grecia, non tifo Grecia, non sono un erede di Manolas, sono... Boh, non so che dire. Poi, primo tempo, partiamo dal primo tempo. Un primo tempo molto buono. La prima 30 minuti abbiamo giocato bene. Poi abbiamo preso il gol di Muniain verso il 25esimo, 30esimo. Poi la Roma si è spenta. Centrocampo sterile, possesso palla sterile, niente di più. E poi finisce il primo tempo così. Secondo tempo cominciamo con un appello giusto, fallo poi da rosso su praticamente questi baschi del cazzo, un fallo su De Frel, porco due, già è una pippa del cazzo, no? Cioè me lo rompi pure, dove dobbiamo vendere al Cagliari, già lo rompi, più bestia. E niente, poi esce, giochiamo 11 contro 10, segna Kolarov un gol su punizione spaziale da lontano, un gol alla stile Leo Messi, poi prendiamo il gol del 2-1 su una cazzata di Lorenzo Pellegrini, di cui poi andrà a battere il rigore Rui Garcia su un fallo di mano di Mancini, di un tiro che praticamente viene stoppata dal braccio di Mancini sull'area del rigore. E poi alla fine segneremo 2-2 sul così. Intanto innanzitutto sono preoccupato per questa rosa. Infatti volevo all'inizio della partita ero nervosissimo alla fine della partita perché mi rodevo al culo per non saper gestire, non saper imporre il proprio gioco. Il 7 agosto contro la Roma sarà una partita, cioè è stata una partita brutta, noiosa, mi stavo rompendo il cazzo, non sono uscito per vedermela. Onore a me e onore a me. E una partita del cazzo, stavo rosicando quello così, poi arriva vabbè, il 2-2 per non fare una partita amara, almeno un pareggio ci può stare, anche se secondo me abbiamo rubato, però quelli sono dettagli. Sono amareggiato perché non abbiamo il 7 luglio abbiamo una rosa incompleta, abbiamo molto da lavorare. Abbiamo messo Dzeko vicino all'Inter, secondo indiscrezioni di Sky Sport. Dzeko ha giocato poco, non ha giocato svogliato l'ultima mezz'ora, anche se ha giocato poco. Quindi serve di un attaccante. E poi, raga, dietro serve un difensore centrale perché non possiamo prendere 3 gol dalla Terna, 2 gol dalla Ternana, un gol dal Perugia, 2 dal Lille e 2 dal Bilbao. Cioè, ho capito che sono amichevoli estive, quindi non me ne frega un cazzo. Cazzo, è calcio d'agosto se perdiamo, cioè non è che conta tanto, mi roderebbe il culo verde perché lo sai, ogni tifoso vuole vincere, però mi dà fastidio come cosa. E quindi dove serve prendere Anderweireld se non riprende in culo così. Raga, partita un po' così anomala, noiosa, così. Una partita che non è che si commenta da sola, partita d'estate, amichevole, sono felice, sono contento. Spero che il video vi sia piaciuto. Domani forse uscirà un video su una cosa non inerente alla Roma, ovvero su Romelu Lukaku che ha approdato alla corte di Antonio Conte nell'Inter e parlerò anche della situazione Dzeko, come si rivaluterà. Raga, non sono triste, non sono manco fiducioso, sono un po' pessimista perché se non compriamo Dzeko, se vendiamo Dzeko e arriva, spero, un sostituto all'altezza e non arrivasse Llorente o Lammers del PSV che veramente butta di sotto il cellulare, oppure in difesa non si presentassero con Bonifazi o Izzo, no, manco Izzo in culo va bene, ma non si presentassero con certi difensori centrali che veramente butta il cellulare di sotto. Se no, perché ora siamo una rosa da sesto o settimo posto. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto la. Che cazzo sto di? Spero che vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale, siamo già a 100 iscritti in meno di un mese. In poco di un mese, essendo inattivo. Sempre Forza Roma, dai! E Forza Italia, no Grecia.